Adesso Vale, cambiamo totalmente argomento perché, come tutta la settimana, questa settimana stiamo proponendo il Laccio d'Amore di Penna Sant'Andrea, un progetto che sta curando per noi il nostro Lorenzo Valeriani. Allora, dopo aver visto questo primo scorcio di spettacolo meraviglioso qui a Penna Sant'Andrea del Laccio d'Amore, era giusto, corretto e doveroso ascoltare chi per 13 anni ha portato in alto il vessillo di questa associazione, Cesare Baiocco, 13 anni Circa da 13 anni, presidente. Insomma, è stata dura ma molto piacevole, immagino. sì, è stata piacevolissima e diciamo, tra l'altro sono stato il primo presidente perché l'associazione Laccio d'Amore è nata così come associazione negli anni 80 e non è stato solo merito mio, all'epoca c'era anche Antonio Fabbri, compianto Sì, sindaco ce lo di diceva questo Severino, comune. c'era la pazza idea E con lui di avemmo muoversi. l'idea di trasformare il gruppo da semplice ballo in associazione in modo tale da dare una continuità al ballo anche nei momenti in cui non c'erano gli spettacoli, perché prima che succedeva? Arrivava una chiamata da qualche posto, dice volete venire a fare un'esibizione? Il gruppo si radunava, faceva qualche prova perché tanto lo E si sanno fare partiva. tutti e si partiva, quindi non c'era una vera e propria continuità e anche perché volevamo che questa associazione facesse anche cose, altre cose inerenti Certo, il folklore la e la tradizione, certo. valorizzazione delle tradizioni paesane, tanto che nello stesso periodo partì anche l'incontro di folklore che adesso si avvicina alla 50ª edizione.
che ha ospitato gruppi folcloristici da tutto il mondo. C'è stato questo interscambio di cultura, certo, e di tradizioni. La bella contaminazione, diciamo. Esatto, no? Esatto. E con queste contaminazioni c'è scappato anche un matrimonio, perché ecco, un anno... Ma io lì voglio arrivare, sai perché voglio arrivare lì? Perché quando abbiamo presentato questa nostra rubrica, questo nostro tour, insieme a Paolo Bernabei, sul palco del Teatro Maruccino di Chieti, dissi andremo a scoprire la cultura, le tradizioni, il ballo, il canto e anche tante altre cose, i costumi soprattutto, meravigliosi i vostri, ma poi quando si crea aggregazione ci scappa anche qualche storia d'amore, certo, no? Importante, quindi certamente mi fa piacere quello che ci stai dicendo, certamente, perché... Ma che è successo? Questa qui è proprio una storia, perché il matrimonio c'è stato tra un ragazzo di Penna Sant'Andrea, Lucio Santori, e una ragazza di un gruppo folcloristico messicano. Bellissimo. Quindi parliamo di due culture totalmente diverse. Questi due ragazzi all'epoca erano giovanissimi, non avevano ancora 30 anni di preciso, però erano non giovani. Mi ricordo. Si sono conosciuti, si sono innamorati, non so come si sono frequentati ma dopo. Ma il fattaccio dove è accaduto? Qui a Penna Sant'Andrea? Sì, si sono sposati, a Penna Sant'Andrea e tuttora vivono, hanno tre figli meravigliosi, quindi vivono insieme. Ma il li matrimonio... vedremo stasera? Non credo che li vedremo, sono datati come età, come me del resto. Però, insomma, quindi... però si sono conosciuti. E poi vabbè, ci sono state anche altre storie all'interno del gruppo, è chiaro, si andava fuori in giro per l'Europa. Allora, posso dire una cosa, tanto sono tutti quasi tutti maggiorenni quelli che ci ascoltano, diciamo che l'Abruzzo in quel momento teneva alta la bandiera dell'andare fuori e dire occhio ragazzi, noi sicuramente siamo poi i migliori, i più belli. Lì tocchiamo anche un altro tasto serio, se vogliamo, che è l'importanza sociale di questo gruppo, sì, per il paese, perché il fatto di poter andare fuori, di poter aprire la mente non solo dei ragazzi che andavano fuori, ma anche delle famiglie, perché non era facile all'epoca uscire, andare una settimana fuori, se ne approfittava ragazzi anche, e ragazze minorenni. Tu pensa che all'epoca il gruppo lo dirigevamo, un parolone, io e Antonio Fabbri, io avevo 20 anni e Tonino Fabbri ne aveva 23. Noi andavamo fuori con la delega, sul passaporto, in cui i genitori ci delegavano a portare le figlie che avevano 13-14 anni. Ed era una cosa che sentivamo pure, tanto che spesso la sera... Noi volevamo uscire con tutti gli altri perché poi ci piaceva anche a noi. Spesso non lo facevamo perché preferivamo rimanere dove eravamo a dormire tenere d'occhio ragazzi che avevano poco come età. Quindi questa è stata una cosa importantissima per i ragazzi, ma anche per le famiglie che si sono aperte. All'epoca e i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare quella di classica girare, gita che casomai... Ma di girare, di confrontarsi con altre culture, di aprire la mente. Penso sia una cosa molto molto importante. L'aneddoto più bello, visto che ne hai vissuti tanti, immagino, no? A parte questa del matrimonio della famiglia Santori, ma Santori, tra l'altro figlio dell'altro sindaco storico, penso che lo stava citando anche sì, il per sindaco l'intitolazione della sala, di questo polivalente. Questi sono stati due sindaci più longevi di questo comune, longevi dal punto di vista politico, perché mentre Camillo Santori è vissuto per oltre 90 anni, purtroppo Antonio Fabbri è morto che aveva 60 anni, li stava per compiere. E quindi ha lasciato un vuoto enorme, come si può ben immaginare.
periodo più, non voglio dire più bello, quello un po' più simpatico e particolare che ricordi, non solo di una gita ma anche di una manifestazione svolta in Lombardia piuttosto ma, che in Veneto, una cosa che ogni la puoi tanto raccontare, la possiamo no, raccontare no no vabbè io Cesare. Adesso non, sul momento mi viene in mente una cosa un po' diciamo comica se vogliamo no va benissimo il nostro ballo si chiude con l'intreccio dei nastri, certo. il laccio d'amore è quello, è quella la tradizione la vecchia, è quella certo. la cosa che ci caratterizza e ovviamente per funzionare e per riuscire l'intreccio si deve prima creare e poi sciogliere, quindi allora il ballo è riuscito, allora l'auspicio, se era un auspicio per un matrimonio, c'è stato, però qualche volta purtroppo succede. Che si intreccia. Che non per qualche motivo, una distrazione, certo. tu vai a rigirare e la cosa più brutta quando si rigira per sciogliere, i ballerini guardano tutti il palo, la cosa più brutta è quando il palo anziché sciogliersi i nastri si aggroviglia tutto e questo è uno dei momenti in cui non si sa che cosa bisogna fare. E allora, come si rimedia? Una volta ci siamo inventati sul momento che cose, guarda i ragazzi per dimostrare la difficoltà di questo ballo hanno sbagliato, quindi lo hanno fatto apposta, però adesso scioglieranno i nastri e rifaranno il ballo. E quella volta siamo riusciti a cavarcela in questa maniera perché chi presentava è stato convincente, non mi ricordo se era proprio l'amico Tonino, però altre volte abbiamo dovuto lasciare i nastri lì, sbagliato. Vabbè, il pubblico applaudisce comunque perché questa è una delle cose che mi ricordo, poi ne saranno successe anche altre, adesso sul momento non... Però questo è bello, è particolare sì, perché il presentatore che ovviamente conosceva, no? Certo, era, tutto, era quasi le sempre, le varie fasi del ballo le spiegava quasi sempre uno del gruppo. Il presentatore dava il microfono e uno del gruppo commentava volta per volta le varie fasi del ballo. Quindi lui disse, calma pubblico, non vi preoccupate, vi abbiamo voluto dimostrare quanto è difficile, però adesso lo rifaremo e vi facciamo vedere. Geniale, geniale.